funziona, incredibile. Ok, siete stanchi tutti, farò del mio meglio per svegliarvi, questo è il piano di oggi. Quindi, volevo iniziare però prima con un flashback. Allora, come ho detto prima, questo è il primo articolo fatto con Paolo. Paolo, 94, Giomi Padovani, vedete l'affiliazione, all'epoca lavoravo a Tor Vergata. E da lì abbiamo fatto una cinquantina di articoli su questo argomento che si chiamano Blazers, di cui parlerò fra un attimo. E poi questo articolo, 20 anni dopo, con Elisa Resconi, che purtroppo non può essere qui, e lì è iniziato il lavoro sui neutrini, di cui vi parlerò oggi. Quindi, volevo iniziare con un esperimento mentale, così lavorate un po' anche voi. Pensate alla cosa più leggera che vi viene in mente. Ok? Vi lascio qualche secondo. La più leggera che viene in mente. Eccoci qua. Vabbè, la piuma. Piuma di gallina. Peso stimato 10 millesimi di grammo. Vabbè, è leggera, ma si può fare di meglio. Passiamo a cose un po' più piccole e un po', diciamo, legate alla fisica. Un protone. Quanto pesa un protone? Pesa 0 seguito da 23 zeri, 1,7. Quindi in notazione scientifica diciamo 1,7 per 10 alla meno 24 grammi. Quindi è un numero piccolino, diciamo, rispetto alla piuma sono vari miliardi di volte più leggero. Possiamo far di meglio. L'elettrone, che neanche faccio vedere, pesa circa 1000 volte di meno del protone. Quindi qua stiamo arrivando a 0 seguito da 27 zeri e un 9, che noi scriviamo 9 per 10 meno 28. Ebbene, i neutrini, di cui parlerò oggi, hanno una massa stimata, perché non è chiaro quanto siano pesanti, circa un milionesimo di volte dell'elettrone, che è già un millesimo di volte più leggero del protone. E questo è il numero. 0 seguito da 33 zeri e un 2. Okay. Quindi è una cosa abbastanza leggera, è la cosa più, la particella più leggera dell'universo. Altro esperimento, parte opposta. Pensate a una cosa pesante, l'animale più pesante al mondo, facile. Vi do qualche secondo. Siamo da capo. Come mai? Senta. Ok, la ballenottera azzurra, scusate. La ballenottera azzurra pesa al massimo 200 tonnellate, 20.000 kg. Abbastanza, però se guardiamo a cose fatte dall'uomo, la Torre Eiffel, come dicevo prima, sono 7.500 tonnellate di acciaio, ma il totale sono intorno alle 10.000 tonnellate, quindi 10 milioni di chilogrammi. È pesante, ma lasciamo la Terra e arriviamo al Sole, che il Sole non vuole arrivare. Il Sole pesa 2 seguito da 30 zeri chilogrammi, 2 per 10 da 30 chilogrammi, che tra l'altro la massa del Sole è 333.000 volte la massa della Terra, che è un pianetino piccolissimo. Il Sole è una stella piccola, tra l'altro, nell'universo, però le scale stanno aumentando. Il mio titolo parla di neutrini e di buchi neri. Questa è l'immagine che ha fatto epoca. Questa immagine è stata vista da, si stima, 3 miliardi di persone quando è uscita nell'aprile di quest'anno. L'immagine più vista della storia dell'umanità. 3 miliardi di persone. Questa è l'immagine dell'ombra di un buco nero. Grazie a Einstein, misurando le dimensioni di questo tondino nero, possiamo pesare il buco nero che c'è al centro e il risultato è questo. 1 seguito da 40 zeri. 10 alla 40 kg. La domanda a cui devo rispondere allora oggi è: ma cosa c'entrano due entità così diverse? Abbiamo i neutrini, leggerissimi, i buchi neri, pesantissimi, così pesanti che non arrivano, e se faccio il rapporto delle masse, ottengo questo numero. Un 1 seguito da 77 zeri.
siamo astronomi, vi assicuro che questo numero è astronomico anche per noi. 10 alla 77 è un numero incredibile. Il numero di secondi passati dal Big Bang è solamente 4,4 per 10 alla 17. Il numero di secondi dal Big Bang. Quindi questo qua è un numero incredibile. Quindi cosa c'entrano? Due entità che stanno agli estremi opposti dello spettro di massa dell'universo, un neutrino e un buco nero. Quindi questa è la domanda a cui voglio rispondere con questa presentazione. E per farlo dobbiamo capire una cosa che è fondamentale per i colleghi qui, ma magari non per il pubblico. È tutta questione di fisica. L'universo è regolato dalle leggi della fisica. Il Sole segue le leggi della fisica. Guidare una Ferrari, guidare l'auto, segue le leggi della fisica. Giocare a tennis, fisica. E la fisica ha un linguaggio particolare. La fisica usa la matematica. L'universo ci parla con le equazioni. E Galileo l'ha capito 400 anni fa. Quindi, se io parlassi oggi a dei colleghi, e questo è una pagina del mio articolo, userei grafici e userei equazioni. Userei anche l'inglese, ma questo è un altro discorso. Quindi oggi devo tradurre dall'inglese all'italiano e poi devo tradurre dal linguaggio della fisica a un linguaggio di tutti i giorni. Che vi assicuro, come dicevo prima, non è banale, perché noi parliamo questo linguaggio e quindi devo spiegare a persone di voi che hanno altre specializzazioni diverse dalla mia quello che faccio e quello che voglio fare oggi. Dandovi però dei numeri, come ho già fatto, perché voglio che siate consci delle scale di energia, di distanze, di tempi che sono coinvolti in questi fenomeni. Quindi iniziamo dalla fine. Questa è la copertina di Science, che è una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo, che nel luglio scorso ha pubblicato questo articolo in cui si faceva una connessione tra i neutrini e un certo blazar che ha a che fare con i buchi neri. Voglio spiegarvi oggi anche non solo l'importanza, ma anche come siamo arrivati a questa scoperta, perché questo non si legge mai nei giornali. Fare l'astronomo è come fare il detective. Abbiamo vari indizi da mettere assieme e poi dopo 5-6 anni magari si arriva al risultato. E questo anche è bello, capire come si arriva a scoprire certe cose. Questa copertina ha fatto il giro del mondo, è stata riportata da tantissimi siti web, è arrivata anche in Italia, il Corriere della Sera mi ha intervistato l'INAF con questo titolo buffo, chi ha sparato il neutrino. E, prima di arrivare alla scoperta, voglio prima dirvi però cosa sono questi neutrini, perché sono così lontani dal nostro quotidiano che richiedono un'applicazione dettagliata, secondo me. Tanto cosa non sono? Questo è l'atomo di elio, che ha al centro due protoni, carica positiva, due neutroni, neutri, e attorno due elettroni che si muovono in una nuvoletta più o meno strana, non sa bene dove siano. I neutrini non c'entrano nulla con queste particelle, sono leggerissime, come ho detto prima, quindi una massa stimata di questo valore, e passano dappertutto. Ogni secondo il nostro corpo è attraversato da circa 100.000 miliardi di neutrini. 100.000 miliardi, 200.000 miliardi. E noi non ce ne accorgiamo neanche. Ci passano attraverso, completamente. E la cosa che dico sempre quando faccio i miei congressi, e lo dico agli stranieri, i neutrini sono italiani. Il nome neutrino fu inventato qui a Roma, a Via Panisperna. Questo sono i ragazzi di Via Panisperna. Amaldi ha inventato il nome, poi Fermi l'ha pubblicizzato. Quindi i neutrini sono italiani, anzi sono pure romani. E questo è perfetto per oggi. Preparando la conferenza di Ferrara, dove Cristina mi ha conosciuto, mi sono però chiesto, ma veramente attraversano tutto? Quindi ho fatto questo calcolo. La fisica usa la matematica. Ho chiesto ai miei colleghi di fisica, ma mi fate calcolare veramente i neutrini cosa devono fare per fermarsi? Il calcolo è presto fatto.
immaginate di avere un tubo pieno d'acqua, questo è l'acquedotto di Los Angeles, l'ho preso dalla web, di sparare uno di questi neutrini che si attraversano in continuazione nel tubo d'acqua e calcolare con la fisica quanto va avanti il neutrino prima di fermarsi. La risposta è 500 parsec. Il parsec è la distanza tipica tra una stella e l'altra. 31.000 miliardi di chilometri, 206.265 volte la distanza Terra-Sole. Quindi il neutrino passa veramente, non che passi dappertutto, però prima di fermarsi deve interagire con un sacco di atomi di acqua. A questo punto la domanda è ovvia, ma se sono leggeri, passano attraverso tutto, ma come caspita li abbiamo scoperti? La risposta è sempre quella, grazie alle leggi della fisica. E qua c'entra un po' l'alchimia. Gli alchimisti volevano trasmutare elementi poco nobili, tipo il piombo, in oro. In natura le trasmutazioni succedono in continuazione. Questo qua è il carbonio 14, che voi magari conoscete perché viene usato per datare i materiali organici. In natura è instabile e decade naturalmente in azoto 14, un elemento che diventa un altro elemento completamente diverso. Così facendo emette una particella beta o un elettrone, e questo qua si chiama decadimento beta. Negli anni 30 Wolfgang Pauli, un fisico tedesco, notò una cosa strana. Se uno misura l'energia del sistema prima del decadimento e dopo, non tornavano i conti. Dopo c'era meno energia del prima. Immaginate di giocare a biliardo, colpire con forza una palla che si sposta, colpisce un'altra palla uguale e la seconda palla si muove a malapena. Un fisico dice, deve esistere una palla invisibile che si porta via il grosso dell'energia, non c'è altra spiegazione, l'energia deve conservarsi. Pauli disse la stessa cosa, deve esistere una particella neutra che non vediamo che si porta via un po' di energia. All'epoca si conoscevano il protone e l'elettrone. Come chiama un fisico una particella neutra? La chiama neutrone, ovviamente, perché è neutra. Piccolo problema, che negli stessi anni Chadwick in Inghilterra aveva scoperto che c'era una particella neutra nel nucleo, che chiamò neutrone, che però pesava tantissimo, quasi come un protone. Quindi negli anni 30 avevamo due neutroni, uno grande e uno piccolo. A quel punto arriva Mael, gli dice, vabbè, uno è neutrone e l'altro è neutrino. E il nome rimase e, ripeto, fu pubblicizzato poi da Fermi. Quindi, scoperta, intuita negli anni 30, grazie alla fisica, ci vogliono 26 anni per rilevarla, grazie ai reattori nucleari. Questo Science, ancora, il paper della scoperta. Questi americani misero tanti protoni vicino al reattore e grazie al flusso elevatissimo di neutrini ne rilevarono alcuni. Quindi, notate qui, chi citano? Pauli, per l'intuizione, e Fermi. Purtroppo Fermi all'epoca era morto a 2 anni, quindi non poteva assistere alla scoperta. Ma per i fisici era ovvio, i neutrini esistevano, mancava solo la prova sperimentale, che arrivò dopo 26 anni, nel 1956. Tommaso? Ecco. Allora, questi 100.000 miliardi di neutrini al secondo, ma da dove arrivano? Che si attraversano in continuazione? Arrivano dal Sole. Il Sole è una gigantesca centrale nucleare a fusione. Nel Sole, in continuazione, 4 protoni si fondono, diventano un atomo di idrogeno, di elio e producono energia. Per essere più precisi, ogni secondo il Sole brucia 600 milioni di tonnellate di idrogeno in 596 milioni di tonnellate di elio. Mancano 4 tonnellate, lo 0,7%. Dove va questa? Perché questa differenza? Perché 4 atomi di idrogeno pesano leggermente meno di un atomo di elio. La differenza in massa, grazie alla famosissima equazione E uguale mc quadro, va in energia. Quindi è grazie a E uguale mc quadro che oggi siamo qua, perché il Sole produce energia, fa crescere le piante, gli animali, ne mangiamo e così via. Quindi E uguale mc quadro ci permette di essere qua oggi. La stessa reazione
oltre a produrre energia, e francamente, come dicevo, fino a 5 anni fa la cosa non mi interessava, produce anche due neutrini. Quindi i 100.000 miliardi di neutrini al secondo che ci attraversano vengono dal Sole, perché nel Sole avvengono tantissime reazioni di questo tipo al secondo. E il filmino. C'è un'altra sorgente di neutrini nell'universo e sono le supernove. Le supernove sono delle stelle massicce. Sono delle stelle massicce che verso la fine della loro vita esplodono e espellono il materiale di cui sono composte nell'universo, dando origine a queste stupende strutture che si chiamano resti di supernova. Ebbene, nell'87 successe una cosa straordinaria. Io ero dottorando a Padova e esplose la supernova più vicina a noi dall'invenzione del telescopio, 400 anni, in una galassia vicina a noi, la Nube di Magellano. Questa è la supernova prima e dopo l'esplosione. Qua vedete un'altra immagine. Più bella, eccola lì. Bene, alcune ore prima dell'arrivo della luce sulla Terra vennero misurati alcuni neutrini dalla supernova. Perché? Perché quando la supernova esplode, il nucleo si contrae e i protoni e gli elettroni, che prima erano liberi, si fondono, vengono schiacciati a morte e producono un neutrone e un neutrino. E quindi la supernova produce anche lei i neutrini. Se uno calcola tutte le supernove della galassia e dell'universo, producono solamente 50.000 neutrini al secondo che ci attraversano rispetto ai 100.000 miliardi del Sole, perché il Sole è più vicino e poi le supernove sono un evento molto raro. Quindi ai 100.000 miliardi vanno aggiunti anche questi 50.000 neutrini che arrivano dalle supernove. Fino a qualche anno fa si conoscevano due sorgenti di neutrini nell'universo. Ripeto, due. Il Sole e la supernova 87A. Per farvi capire quanto ridicolo è questo numero, a occhio nudo si vedono circa 10.000 stelle e conosciamo catalogate circa 2 miliardi di stelle della nostra galassia e conosciamo milioni di galassie dell'universo. Ripeto, fino a qualche anno fa conoscevamo due sorgenti di neutrini, il Sole, scoperto nel 68, e la supernova nel 87. Tutto questo è cambiato grazie ad IceCube. IceCube è il più grande rivelatore di neutrini al mondo, si trova al Polo Sud. Qui non lo vedete perché IceCube è sottoterra. È stato costruito durante 7 estati sparando getti di acqua bollente nel ghiaccio e calando questi rivelatori fino a circa 3.000 metri sotto il ghiaccio. Allora, quello che IceCube fa, altro filmino, grazie, non vede i neutrini, vede l'effetto dei neutrini quando interagiscono con i protoni del ghiaccio. I neutrini producono particelle che decadono, producono altre particelle, producono luce che viene rivelata dai rivelatori di IceCube. Sulla base di come i rivelatori si illuminano, sappiamo la direzione dei neutrini e quanta energia hanno. Negli ultimi anni IceCube ha rivelato 150 neutrini. Ne passano attraverso IceCube miliardi di miliardi, però, come dicevo prima, pochi rimangono intrappolati e sono molto difficili da catturare. Allora vi chiederete adesso, siamo passati da avere due sorgenti di neutrini a averne 152. Purtroppo no. E questo è il problema, che la posizione dei neutrini non è ben determinata. Se io prendo un telescopio e vado a cercare all'interno dell'area da cui arriva il neutrino, da dove può arrivare, mi trovo questa situazione. Posso avere anche 10.000 sorgenti. Non so da quali di questi 10.000 arriva il neutrino, ho stelle
e ho galassie. E qui arriva il lavoro dell'astronomo: mettere assieme tutti gli indizi che abbiamo. Indizio numero uno ha a che fare con questa foto, che è una foto di quelle che fate anche voi con i telefonini a 360 gradi. Questo edificio è lo stesso di quest'altro, quindi è stata fatta girandosi attorno. Questa è un'immagine della galassia fatta con la stessa tecnica, quindi questa parte della galassia è questa. Abbiamo messo assieme tutte le foto della galassia e questa è l'immagine della galassia vista da noi. Quindi abbiamo il centro della galassia e il disco della galassia. Se adesso io faccio vedere un'immagine con le posizioni dei neutrini di Ice Cube, cosa notate? Niente. Sono dappertutto. Se venissero dalla galassia, dovrebbero essere su un piccolo dischetto concentrato sul piano della galassia. Invece no. Quindi indizio numero uno: la maggior parte dei neutrini di Ice Cube non provengono dalla galassia, ma provengono da altre galassie. Piccolo problema. Abbiamo 2 trilioni di galassie conosciute nell'universo. 2.000 miliardi di galassie. Come faccio a scovare quelle che emettono i neutrini? A questo punto una piccola parentesi sulle energie dei neutrini, che mi richiede di spiegarvi un attimo qualcosa sullo spettro elettromagnetico. Come sapete, il nostro rivelatore astronomico, cioè il nostro occhio, è molto limitato. Vede una piccolissima parte dello spettro elettromagnetico, che chiamiamo il visibile, che va dal rosso al violetto. Perché? Perché siamo evoluti... Tommaso? Help. Vicino a una stella, il Sole, che emette il grosso della luce in quella banda. Se il Sole avesse emesso il grosso della banda radio, avremmo dei piccoli radiotelescopi al posto dell'occhio. No, noi non interessa a noi vedere la banda radio, perché non ce n'è in giro. Vediamo la banda visibile. Però lo spettro elettromagnetico copre un range vastissimo. Si va dal radio, microonde, infrarosso, il visibile, ultravioletto, X e gamma. Quindi un range veramente elevatissimo, di cui noi possiamo vedere una parte piccolissima con l'occhio. Ad ogni banda elettromagnetica corrisponde un'energia diversa, nel senso che più si va a destra, più aumenta l'energia della luce che ci arriva addosso. Le unità sono irrilevanti. Userò l'electron volt, non importa. Tra l'altro volt deriva da volta, un altro italiano. L'energia della luce che vediamo noi va intorno a un'energia di un electron volt. Nella banda X si parla di 1000 electron volt o kilo electron volt. Voi avete tutti i computer, telefonini, quindi conoscete bytes, kilobytes, 1000, megabytes, 1 milione, gigabytes, 1 miliardo, terabytes, 1000 miliardi. Uguale qui, abbiamo i kilo electron volt nella banda X, che sono i raggi X, li usiamo per fare le radiografie, e poi abbiamo la banda gamma che copre la zona del MEV, GEV e TEV, quindi 1 milione, 1 miliardo e 1000 miliardi di electron volt. Perché i raggi X e i raggi gamma fanno male a noi? Perché i legami delle molecole del nostro corpo, e qui l'onorevole mi potrà correggere se sbaglio, hanno energie dell'ordine dell'electron volt. Quindi quando capita addosso a noi un raggio X o gamma, ci fa del male, rompe i legami molecolari del corpo e quindi può provocare cancro o cose simili. Per i neutrini mi servirà anche il PeV o il petaelectron volt, che è uguale a 1000 teraelectron volt, che è uguale a 1 milione di giga electron volt, dice la 15 per i colleghi. Allora, i neutrini che conosciamo hanno energie abbastanza diverse, legati al fatto che vengono prodotti in maniera diversa. Quelli che vengono dal Sole hanno energie intorno al massimo al MeV, 1 milione di electron volt. Perché? Perché la fisica mi dice che quando io fondo 4 protoni in un atomo di elio, i neutrini che ne escono hanno energie di questo tipo.
le energie dei neutrini della supernova sono intorno ai 10 mega electron volt. Le energie dei neutrini di Ice Cube, questo è il secondo indizio, arrivano dai 50 TeV fino ai 4 PeV. Ricordatevi, MeV, GeV, TeV, PeV. Un miliardo di volte maggiore l'energia di quella dei neutrini solari. Quindi il secondo indizio richiede, Tommaso, e la fisica. L'unico modo che conosciamo per produrre neutrini al PeV è questo: avere dei protoni di altissima energia che si scontrano con altri protoni o con luce e producono particelle che si chiamano mesoni, Tommaso, che producono neutrini, e la stessa reazione produce delle particelle, pi zeros, che producono raggi gamma. Quindi il messaggio è questo: una sorgente che produce neutrini, che Ice Cube vede, deve anche produrre raggi gamma. E questo ci facilita molto la vita, perché sono molto poche le galassie che producono raggi gamma. Quindi, chiudiamo la prima parte degli indizi. Abbiamo capito che le sorgenti dei neutrini visti da Ice Cube devono avere due caratteristiche fondamentali. La prima: non possono essere la nostra galassia, devono venire da altre galassie. La seconda: da galassie che devono produrre raggi gamma. Quindi galassie che siano sorgenti di raggi gamma. A questo punto la cosa è ovvia: noi andiamo a vedere il cielo gamma. Chi è che produce raggi gamma? E qua entra Fermi ancora, un altro Fermi. Questo è un satellite gamma della NASA con fortissima partecipazione italiana, dell'INAF e dell'ASI, lanciato 10 anni fa e chiamato Fermi in onore di Fermi, che ha fatto questa immagine della galassia, del cielo e la galassia in primo piano visto nei raggi gamma. Se avessimo degli occhi che vedono il gamma, noi vedremmo il cielo in questo modo. Quindi qua vedete che abbiamo tantissime sorgenti gamma sul piano della galassia, però tutti questi puntini fuori sono altre sorgenti gamma. La maggior parte di queste sorgenti gamma sono degli oggetti strani che si chiamano blazars. Adesso vi spiego cos'è un blazar. Allora, torniamo alle nostre 2000 miliardi di galassie nell'universo. Pensiamo che praticamente ognuna di queste galassie abbia un buco nero al centro. Nella maggior parte dei casi il buco nero non fa assolutamente nulla. È lì e non si vede perché è nero. Nell'1% dei casi, Tommaso, il buco nero ha del gas vicino che gli cade addosso. Cadendo, per leggi della fisica, il gas si riscalda e produce un sacco di luce. Il nucleo diventa attivo. Noi li chiamiamo nuclei galattici attivi. I quasar sono un tipo di questo, un esempio di questi nuclei galattici attivi. Quindi, 1% dei casi delle galassie abbiamo il buco nero che fa qualcosa, emette radiazione. Nel 10% di questo 1% abbiamo un'altra cosa. Abbiamo dei getti di materiale che escono, vedete, e arrivano a distanze enormi, in cui alcune particelle vengono accelerate a velocità vicine a quella della luce, 300.000 km al secondo. Quando questo oggetto punta verso di noi, l'oggetto è un blazar. Quindi, galassie nell'universo, tutto quel buco nero. L'1%, il buco nero è attivo, il 10% dell'1% c'è un getto, quando un getto spara verso di noi è un blazar. Facendo un po' di calcoli, viene fuori che meno di una galassia su 100.000 ha un blazar al centro, perché le caratteristiche necessarie sono molto rare. Quindi è uno su 100.000 che ha un blazar che ci punta il getto verso di noi.
Quindi abbiamo scoperto che la maggior parte delle galassie che emettono raggi gamma, che sono quelli che ci servono per avere i neutrini, sono blazar. E quindi arriviamo ai buchi neri. Quanto pesano i buchi neri al centro di blazar? Allora, noi astronomi usiamo come unità di massa, come dicevo prima, la massa del Sole, che è, come dicevo prima, 2 per 10 alla 30 kg. Noi parliamo di 10 masse solari, 100 masse solari. Ebbene, il buco nero al centro di blazar ha una massa intorno al miliardo di masse solari. Come dicevo prima, circa 10 alla 40 kg. Quindi questi erano gli indizi che avevamo fino a qualche anno fa. Con Paolo e altri, mettendo assieme questi e altri indizi, siamo arrivati a proporre che almeno alcuni dei neutrini di IceCube dovevano venire dai blazar. Abbiamo fatto una serie di articoli. C'erano altri indizi e tutti puntavano nella stessa direzione, però ci mancava la conferma, come Pauli con i neutrini. Bisognava vedere, almeno associare almeno un neutrino a un blazar. E questo è successo l'anno scorso. Cosa è successo? Che a settembre 2017 IceCube ha mandato in giro questa circolare dicendo alla comunità astronomica: abbiamo scoperto, c'è un neutrino, lo fanno regolarmente. C'è un neutrino che viene da una certa direzione con una certa energia. Se avete telescopi, guardate la stessa, quella zona lì, e vediamo cosa viene fuori. Fermi e Magic, che fa anche lui gamma ma da terra, scoprirono che c'era qualcosa di strano in quella zona. C'era un blazar che stava sparando raggi gamma molto al di sopra della media. Era in outburst, come diciamo noi, era in un flare, stava sparando raggi gamma tantissimo. E viene fuori che questo blazar era vicinissimo, questo era il neutrino, la posizione del neutrino, questo è il blazar. Quindi, per la prima volta, si è potuto associare un neutrino di IceCube con una controparte astronomica che era il blazar che io, Paolo e altri avevamo predetto doveva essere. Però, ripeto, ci mancava la prova e questa è stata la prova. Non solo. Grazie a questa scoperta, tra l'altro l'energia del neutrino era di 290 TeV. Ricordatevi, electron volt, kilo electron volt, mega electron volt, giga electron volt, tera electron volt. Quindi siamo quasi vicini al PeV, quindi è un'energia elevatissima. Grazie a questa associazione, IceCube è andato a cercare nei loro archivi e hanno trovato che a fine 2015, dalla stessa zona, erano arrivati 13 neutrini in 4 mesi, nessuno se n'era accorto per vari motivi. Quindi abbiamo due eventi, un neutrino nel 2017 e 13 neutrini nel 2014. E tutto questo, più altre cose, puntano al fatto che questo blazar deve essere una sorgente di neutrini. Tra l'altro, questo blazar, parliamo di astronomia, è qui, la posizione qui vicino alla Orione. Questo è Orione, vicino al braccio di Orione, che si vede benissimo d'inverno anche da queste latitudini. E a questo punto veniamo alla domanda fondamentale. Come fa un buco nero che pesa 10 alla 40 kg a sparare una particella che ne pesa 2 per 10 alla meno 34? E la fisica ancora ci viene in aiuto. Tommaso, c'è un'altra? No, dietro c'è il filmino. Questa è un'immagine, un filmino di quello che pensiamo succeda vicino a un buco nero. Abbiamo materiale che cade sul buco nero, emette radiazione. Grazie a campi magnetici e al fatto che il buco nero ruota, vengono emessi questi getti che accelerano i protoni alle energie necessarie perché questi protoni si scontrino con la luce che c'è attorno al buco nero e producono neutrini. Solo il buco nero così grande riesce a accelerare le particelle a energie tale da produrre i neutrini che cercavamo. E questo chiude il cerchio del perché i neutrini erano associati con i buchi neri. A questo punto, quando vado a fare le mie presentazioni alle conferenze davanti a colleghi che non lavorano in questo campo, devo spiegare
perché è importante, perché uno potrebbe dire, vabbè, io lavoro sui pianeti, a me cosa interessa di queste cose? Devo dare quello che dico io, la big picture. E ci sono vari motivi per cui è importante. Il primo è ovvio. Avevamo due sorgenti di neutrini, abbiamo tre. Un aumento del 50% in un colpo solo. Però le prime due erano stellari, il Sole, che è la nostra stella, e una supernova che è in una galassia a 50 kiloparsec. Questo oggetto è a 4 miliardi di anni luce, quindi è tutta un'altra cosa e, come dicevo, tutta un'altra fisica. Questo è il punto fondamentale. Torniamo allo spettro elettromagnetico. Da Terra e dallo spazio vediamo tutto questo spettro. Abbiamo la radio infrarosso, con l'ESO vediamo l'ottico infrarosso, con l'ALMA vediamo le microonde, con l'ILT vedremo in questa banda, con i telescopi gamma arriviamo qui. Con i neutrini arriviamo ad essere energie al PeV, che sono un milione di miliardi di volte maggiori di quello che vediamo con l'ESO o con i nostri occhi. Ma c'è di più. L'unico modo che abbiamo per arrivare a queste energie sono i neutrini. Il cielo, visto alle energie di una luce che potrebbe avere l'energia dei neutrini, è questo. È nero. Nessuna luce, nessun fotone con l'energia del PeV arriva e mai arriverà a noi. Perché? Perché la fisica ci dice che questi fotoni, viaggiando nello spazio, si scontrano con altri fotoni di bande più basse, ultravioletto, ottico, infrarosso, vengono distrutti. Quindi l'unico modo che abbiamo per studiare queste energie sono i neutrini, perché la luce che arriva dal buco nero a queste energie non arriverà mai da noi, viene distrutta lungo la strada. E questo è il punto numero due. E ce ne sono altre, vi chiudo con questo punto e poi ho quasi finito. Questo è Victor Hess, un tedesco che 100 anni fa circa scoprì i raggi cosmici. Lui prendeva questo pallone, andava fino a 5.000 metri di altezza rischiando la vita e scoprì che si erano delle cose strane, dei raggi di altissima energia. Dopo 100 anni siamo ancora lì a chiederci da dove arrivano. Dopo 100 anni. Allora, vi ricordate, siamo sempre lì. Jev, Tev, Pev. Devo introdurre un'altra unità che si chiama l'exa electron volt, che è pari a 1000 PeV. 10 alla 18 electron volt, 1 seguito da 18 zeri. I raggi cosmici sono le entità più energetiche dell'universo. Arrivano fino a circa, Tommaso, 320 extra electron volt. Quindi qua abbiamo il CERN, tra l'altro, che arriva a accelerare le particelle fino a 14 tera electron volt. Non ce la fa il CERN a battere l'universo. I telescopi gamma che arrivano intorno ai 300 TeV, Ice Cube 4 PeV e questi raggi cosmici che arrivano a 320 extra electron volt. Da dove arrivano? Non si sa. Perché? Perché i raggi cosmici sono particelle cariche, protoni o atomi di nuclei. Una particella carica che si muove in un campo magnetico, e il campo magnetico c'è nella galassia e fuori, viene deviata. Quindi la particella che arriva da una certa direzione non so da dove è partita, perché vengono deviate dal campo magnetico, quindi non riesco a risalire all'origine. Bene, grazie alla scoperta di Ice Cube sappiamo adesso che abbiamo trovato una sorgente di raggi cosmici che ha dei protoni in questa banda. Non arrivano all'extra electron volt, però intorno a 100 PeV. Perché? Perché la fisica mi dice che per produrre questi neutrini servono protoni di alta energia. Quindi per la prima volta nella storia, dopo 100 anni, abbiamo una sorgente sicura di raggi cosmici. Ho finito. Quindi, riassumendo, per migliaia di anni l'uomo guardava il cielo a occhio nudo usando osservatori, diciamo, preistorici, primitivi per noi, ma tipo Stonehenge. Poi arriva Galileo. Galileo ha
inventato, a parte essere il primo essere umano che guarda il cielo, ma ha inventato la scienza moderna. Lo dicono, non lo diciamo noi, lo dicono tutti gli altri. Galileo rivoluziona tutto, guarda, scopre le fasi di Venere, vede che la Luna è come la Terra, riflette la luce, scopre i pianeti di Giove, telescopi sempre più grandi da Terra e dallo spazio. Siamo arrivati all'inizio di un'altra era, perché i fotoni, la luce è arrivata al limite. Abbiamo un'altra finestra, che è data dai neutrini di Ice Cube, che punta su un universo che è fatto di buchi neri massicci. Quindi, mi piace adesso fare il riassunto, vi do i punti fondamentali da ricordare. Primo punto, i neutrini sono dappertutto, ma veramente dappertutto, sono sfuggenti, ma sono anche romani, italiani e romani. Quindi questo è da ricordare sempre. Secondo punto, c'erano vari indizi, abbiamo lavorato tantissimo con Paolo e altri, e avevamo detto, secondo noi, alcuni blazar devono emettere neutrini. L'universo ha collaborato, ci ha mandato un neutrino d'oro, che è stato associato a dei raggi gamma, e quindi adesso siamo sicuri che almeno un blazar emette neutrini. Come dicevo prima, i neutrini ci danno una finestra unica, perché la luce a queste energie non potrà mai arrivare da noi. Quindi è l'unico modo che abbiamo con i neutrini per andare a studiare eventi di altissima energia. Abbiamo anche identificato la prima sorgente di raggi cormici, che era un problema aperto da 100 anni, e alla fine abbiamo anche aumentato del 50% le sorgenti di neutrini noti. E qui ho finito.